Mal di Libri 2012, siamo alla Bottiglieria del Pigneto, siamo qui per intervistare due autrici che sono Laura Costantini e Loredana Falcone, che hanno scritto per Historica un libro che si chiama, intitolato quindi, Carne Innocente. Allora, volevo chiedere alle due autrici che sono qui con me, insomma, Carne Innocente è un titolo forte, un particolare, ha una storia questo nome? Sì, ha una storia che è praticamente un riferimento al passato, cioè questo libro ha la sua origine in un fatto storico particolare, che è appunto il rastrellamento degli ebrei del ghetto di Roma nell'ottobre del 1943, e diciamo, le cronache dell'epoca narrano che mentre queste persone venivano così ammassate, spintonate e caricate sui camion, una donna mossa a compassione le guardasse e appunto esclamasse: povera carne innocente. Da qui praticamente il titolo del libro. Ok, quindi un libro che ha una parte ambientata sicuramente nel passato, ma come avete detto prima non è tutta la storia del libro, una parte è ambientata nel passato ma una parte è nel presente. Avete detto che è una sorta di doppio binario, potete spiegarci, senza ovviamente svelare nulla del racconto, come si articola questo doppio binario? Sì, allora c'è un riferimento costante appunto alla vicenda del rastrellamento degli ebrei di Roma. E in qualche modo durante la vicenda si capirà qual è il contatto con la storia di oggi, nella quale abbiamo una persona che viene dagli Stati Uniti, è un'amica di un giornalista romano, si devono incontrare, non si presenta a questo appuntamento, sparisce, per cui il giornalista romano, che poi è un protagonista che già era presente nel nostro precedente romanzo Fiume Pagano, chiede aiuto al suo amico carabiniere per trovarla. Partono delle indagini e ovviamente in base a queste indagini si scoprirà che c'è un qualche contatto con una storia del passato di 67 anni prima. Quindi il doppio binario è questo: mentre noi seguiamo Elide, che è una donna del 43 che si trova deportata ad Auschwitz, contemporaneamente seguiamo le indagini nella Roma di oggi del giornalista Nemo Rossini e del luogotenente dei carabinieri Quirino Vergassola. Molto bene. E un'altra curiosità, sempre in base alla questione storica: voi vi definite, ma comunque siete delle delle scrittrici storiche, di romanzi storici. Questo qui è un libro invece dal sentore più giallo. Come è stato cambiare questo genere? Come è stato sperimentare il genere giallo, che era per voi la prima volta, insomma? Ma fondamentalmente è stata, cioè, a noi piace ficcare il naso un po' dappertutto in vari generi, non perché andiamo alla ricerca, diciamo, del nostro genere, anche perché a me definire un genere per me è una cosa già ostica di per sé, no? Perché poi in un libro ci si può trovare di tutto, cioè anche nell'horror ci si può trovare la storia o non lo so, anche in un non mi piace ghettizzare nemmeno a livello così letterario. Ci siamo trovate bene, perché modestamente, cioè, riusciamo a navigare bene anche in acque sconosciute, probabilmente perché siamo in due e quindi ci supportiamo a vicenda. È stata un'esperienza non voluta da noi, nel senso che ci era stato chiesto di scrivere qualcosa sulla nostra città, possibilmente un giallo, per partecipare ad un evento, diciamo, letterario. E probabilmente, cioè, non ci siamo presi a modello nessuno, ma non perché non rispettiamo, per l'amor di Dio, i giallisti italiani. Però siamo partite cercando di fare tabula rasa intorno a noi, cioè come noi storiche, perché fondamentalmente nasciamo come scrittrici storiche, avremmo gestito un giallo. E il risultato, insomma, sembra che sia stato abbastanza buono, perché poi ci è stato chiesto un secondo libro e niente, ci auguriamo che anche questo vada bene come il primo. Adesso una domanda un po' più generica sul mondo dell'editoria, che comunque, come avete sottolineato durante la presentazione, ha delle grosse difficoltà. Ma quanto è importante per uno scrittore il rapporto con l'editore?
Ma il rapporto con l'editore è fondamentale sotto vari punti di vista. Innanzitutto l'editore è sicuramente la persona che maggiormente deve credere in te, in quello che fai. E Francesco è un editore piccolo, tra virgolette, grande lo definisco io, perché insomma è così giovane, ha già una visione del futuro così lungimirante. E è importante, a noi c'è, avevamo già pubblicato con altre case editrici, e ci piace pensare che siamo state le madrine della Storica Edizioni, e ci fa piacere aver dato insomma a nostra volta coraggio a questo ragazzo. E lo seguiamo, lo appoggiamo, a volte facciamo anche un po' le zie, quelle che lo bacchettano sulle mani per una questione di età ovviamente, e sappiamo che sicuramente il suo non è un lavoro facile, perché comunque in Italia secondo me ci si può permettere di scrivere per passione, ma se uno volesse fare della scrittura la propria fonte di guadagno, comunque è un percorso difficile, lungo, e onestamente sono un po' pessimista da questo punto di vista, non la vedo molto. Cioè, dalla nostra c'è il fatto che noi scriviamo perché ci piace scrivere, perché non potremmo fare diversamente. Quindi se poi l'editoria italiana avrà una svolta, noi ne saremo ben felici e cerchiamo di lavorare dando fiducia a Francesco, proprio perché ci si liberi di queste, io le chiamo come le sette sorelle, insomma. Insomma, mi sono spiegata, e si dia spazio ai giovani, perché è giusto dare spazio ai giovani che hanno idee diverse e soprattutto sono più tecnologici, sono più proiettati, proiettati verso tutto. Insomma, secondo me meglio i giovani che non le vecchie cariatidi che stanno lì. Benissimo, allora ringraziamo ancora Laura Costantini e Loredana Falcone. Ovviamente facciamo il più grande in bocca al lupo per il vostro libro e per il seguito che sicuramente arriverà. E noi invece continuiamo la nostra serata durante la kermesse di Mal di Libri.